Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle paure più profonde che abbiamo come esseri umani e tra queste paure c'è la paura del destino e della sventura, delle profezie di sventura, della sfortuna che si abbatte su di noi. Quindi è una situazione in cui se noi entriamo in questo girone è effettivamente un girone dantesco perché è difficile venirne fuori. Ed è di fatto una giustificazione che troviamo, che la nostra, che noi stessi ci diamo, per evitare di prenderci degli impegni e di lottare, di utilizzare l'istinto, di utilizzare le nostre risorse per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi e per raggiungere la felicità. È evidente che se attribuiamo a delle forze non controllabili, come al destino, oppure alla sventura, alla sfortuna, alla congiunzione negativa di Giove con Saturno che ti porta alla disgrazia nella vita, non abbiamo possibilità di strutturarci. Intanto saluto tutti quelli che si sono connessi, Pink Power, Mad e gli altri, e Domenica, Pink Power, questo è il suo nome, Irma, e Teresa. Non riusciamo a conquistare e a raggiungere il nostro obiettivo principale, che è la felicità. Perché? Perché Urano e Saturno e Giove ce l'hanno con noi, fondamentalmente. Perché Dio ce l'ha con noi. E questa della divinità è un'altra cosa che spesso le persone utilizzano come giustificazione al fatto che non agiscono per fare le cose, perché Dio l'ha voluto. Questo è un qualcosa che ha diffuso anche questa cultura cattolica, cristiana, in cui siamo inseriti. Dio l'ha voluto, e se l'ha voluto Dio, cosa rompi le palle? Cioè, è così e basta. Oppure il destino, che è già scritto. Quindi tu sei semplicemente una pedina all'interno di un disegno più grande di te, per cui non riuscirai a fare nulla e non riuscirai a venire fuori. Ecco, finché tanto che resti in questo paradigma, è evidente che non riuscirai a conquistare ciò che desideri, che non riuscirai a essere felice. Il paradigma qual è? Il paradigma è quello di un mondo sul quale non hai possibilità di interagire, non hai possibilità di agire. E molte persone si creano questo paradigma, che poi di fatto è una forma di autocommiserazione, se vogliamo. Un'autocommiserazione perché vivono situazioni di infelicità, hanno dei rammarichi. Un rammarico è un'infelicità profonda, un dispiacere profondo, perché magari non hanno fatto delle cose che avrebbero voluto, dovuto, anche potuto fare, quindi hanno un rimorso di non aver agito, oppure hanno dei rimpianti, cioè hanno un rimorso per aver agito in modo sbagliato, però hanno dei rimpianti per non aver fatto quello che avrebbero dovuto, potuto, voluto fare. E quindi a quel punto lì ci sono due possibilità, entrambe nefaste. La prima è quella di autoattribuirsi completamente alla responsabilità, nel senso, non nel senso di non mi sono impegnato abbastanza, perché ogni volta che identifichi, che utilizzi il verbo essere dovrebbe essere il verbo essere dovrebbe essere eliminato dal vocabolario. C'è un metodo della PNL, della programmazione neurolinguistica, che si chiama I-Prime, I nel senso di E inglese, e che è un modo che è molto importante, perché provate a farlo, cioè provate a parlare o scrivere anche i messaggi, diciamo, secondo il metodo I-Prime, abolendo completamente il verbo essere. Cioè fate conto che il verbo essere è, sono, in tutte le declinazioni possibili, anche al passato, è stato, eliminatelo dal vostro vocabolario. All'inizio risulterà difficile non utilizzare il verbo essere mentre si parla,
perché viene facile dire io sono sfortunato, io sono sfigato, io non riesco a fare quello, io sono, il destino è avverso a me, è contro di me. E quindi il verbo essere è la cosa più deleteria che noi possiamo utilizzare. Voi provate a eliminarlo, inizialmente sarà difficile, ma poi manderete un messaggio potente al vostro cervello, quello che non è che siete sbagliati, ma eventualmente avete fatto qualcosa di sbagliato, ma c'è una grande differenza tra sono sbagliato oppure ho agito nel modo sbagliato, perché se tu hai agito nel modo sbagliato presuppone che puoi agire nel modo giusto e quindi puoi modificarti, trasformarti. Se tu invece sei sbagliato, sei sbagliata, quella è la tua natura, cioè come dire, ti autoprescrivi il fatto di essere uscito difettoso dalla fabbrica e quindi non devi essere altro che soppresso eventualmente, perché soltanto sopprimerti, diciamo, è l'unica cosa che può andare bene. Per anni ho pensato anche di essere stata sfortunata. Beh, essere sfortunato, essere stata sfortunata è un marchio, no? Come dire, vieni un marchio inciso a fuoco su di te, sei sfortunata, quindi non rompere le palle se le cose ti vanno male, perché è giusto che ti vadano male visto che sei sfortunata, oppure visto che il destino è contro di te. Se invece tu hai avuto un colpo di sfortuna, noi diciamo, ho avuto un colpo di fortuna. No, perché qua noi diciamo, questo è anche il modo in cui parliamo va a pilotare il nostro cervello, cioè e va a pilotare gli eventi che ci capitano. Perché quando siamo fortunati, diciamo, ho avuto un colpo di fortuna. Come se la fortuna, come dire, non sapendo che cavolo fare, un giorno è venuta a te, ti ha dato una botta sulla testa e ha avuto sto colpo di fortuna, ma il colpo di fortuna, il colpo è qualcosa che dura un istante, per cui prevede che, dire, il colpo di fortuna è una botta di culo in un mare di merda, diciamo così, no? Uno si va a prescrivere sta cosa, ho avuto un colpo di fortuna, ma poi tutto il resto saranno disgrazie una dopo l'altra. E invece quando ci capita qualcosa di negativo, no, non abbiamo avuto un colpo di sfortuna, siamo sfortunati. Quindi siamo così, quella è l'etichetta, sfortunato, non c'è niente da fare, quella è. Al limite ti può capitare un colpo di fortuna, per cui, come dire, l'una tantum che mettevano una volta all'anno, magari, come dire, ti va di culo perché il gatto nero ti attraversa la strada e allora c'hai un colpo di fortuna. Allora, invece iniziate a dire eventualmente ho avuto un colpo di sfortuna, ma se volete usare il verbo essere, sono fortunato, ho avuto un colpo di sfortuna, perché il vostro cervello si predispone che il prossimo colpo chissà quando avverrà. Però la cosa utile è un gioco, però allenatevi se anziché usare il verbo essere, utilizzare altri verbi e riformulatevi la frase sia mentale, perché poi è importante quello che diciamo agli altri, ma molto più importante è quello che diciamo noi stessi. È molto più importante quello che diciamo noi stessi, perché quello che diciamo noi stessi è noi abbiamo un ipnotista interno che ci condiziona costantemente e quello che noi diciamo. Soprattutto quando lo esprimiamo in momenti in cui viviamo delle tensioni emozionali, e diventano delle suggestioni. Diventano delle suggestioni che attecchiscono perché vengono piantate, vengono seminate nell'inconscio, nelle profondità dell'inconscio, e per il principio ideomotorio, in cui un'idea diventa un'azione, si trasformano. Io qua leggo nella chat, ormai non riesco più a capire gli inciuci come stanno andando, perché non riesco a seguire la chat, vedo che inciuciate e quindi andate e procreate, però non riesco a capire come stanno avvenendo gli inciuci qua nella chat.
Quindi, se tu stai piantando il chiodo per il quadro e ti dai una martellata sul dito e quando sei in stato emozionale perché ti sei appena ficcato una consulenza via email, non ne faccio che mi scrive qualcuno, ti dai una martellata sul dito e eventualmente le consulenze di persona, una martellata sul dito. E dici sono il solito coglione. Tra l'altro ci metti pure solito perché, cioè, come dire, nel senso che diventa proprio un qualcosa di conclamato, no? Cioè, è ovvio che quel sono il solito coglione perché mi sono dato una martellata sul dito, e lo stato emotivo è forte perché ti sei appena ficcato una martellata sul dito, quindi senti le consulenze di persona in Liguria, senti una botta forte per cui ti fa male, entri in uno stato di emotività e quel sono il sottocoglione non è un messaggio qualunque, diventa un comando per l'universo, un comando per la tua parte emotiva, diventa un coglione, se già non lo sei, diciamo così, lo diventerai, ok? Quindi a questo dobbiamo stare attenti, quindi ogni volta che anche qui bisogna allenarsi perché fin tanto bisogna allenarsi quando le cose vanno bene, perché poi quando le cose vanno male, diciamo così, è più difficile, no? È più difficile curarsi il dente quando è l'ascesso, meglio fare la prevenzione quando il dente è ancora sano, perché altrimenti, come dire, quando è l'ascesso devi prima fartelo passare e poi eventualmente ti puoi curare il dente, a meno che non sia compromesso al punto tale che devi estrartelo. Ma anziché dirti sono un coglione, utilizza altri verbi, dire ho sbagliato a darmi una martellata, che ne so, sul dito e stavolta starò più attento, non lo so, usa altre frasi, è un qualcosa che tu puoi imparare. Questo discorso degli prime, cioè di utilizzare delle frasi senza avere il verbo essere, è una cosa buona che da subito dà dei risultati, richiede un allenamento, è un coglione il martello, ecco, ad esempio, mi va bene, cioè, come dire. Ma sì, ma non è che devo dire che qui continuano a farmi domande, legge d'attrazione, ma legge d'attrazione funziona sempre, qualcuno mi ha scritto. Legge attrazione funziona sempre, ma attrae le tue paure. Per cui se hai paura di essere tradito, attrarrai situazioni in cui verrai tradito. Non è che non funziona, perché è una legge di risonanza, cioè tu attrai, come dire, chi si innamora del narcisista, adesso per una piccola divagazione, ma ritorniamo sul destino. Chi si innamora del narcisista? In realtà il narcisista è uno specchio. Fa da specchio alle tue ombre ancora irrisolte, perché altrimenti non ti innamoreresti del narcisista. Cioè, uno dice, non è neanche quasi colpa del narcisista che ti ha fatto innamorare, ma è colpa tua che ti sei innamorato del narcisista. E questo non vuol dire che devi continuare a innamorarti dei narcisisti, ma vuol dire semplicemente che devi cambiare. Qua si parla di inciuci, no, ragazzi, non vi seguo più. Allora, quindi, tornando a bomba sul destino e sulla paura del destino e sulla sventura, bisogna mettersi in testa una volta per tutte: A, che il destino non esiste, B, che la sventura non esiste, C, che noi siamo interdipendenti con tutto e quindi possiamo interagire con tutti e trasformare, anzi. Le cose si trasformeranno inevitabilmente, sarà impossibile non trasformarle. Quindi i cambiamenti ci saranno sempre e saranno costanti, nel bene e nel male. Quindi nel momento in cui tu vivi una situazione di malessere, inizia a pensare che, come dire, nel momento in cui è iniziata, inizia a finire. Questo anche nel positivo, però. Come dire, nel positivo già ci pensiamo noi con le paure a farla finire ancora prima, perché però di fatto è vero, nel momento in cui inizia un qualcosa, inizia a finire anche, inizia un nuovo amore e già è iniziata la sua fine. Qualunque cosa si trasforma costantemente. Qua mi dicono perché la brava ragazza incontra sempre i libertini sarà destino, non sarà destino, saranno i suoi turbamenti, il destino te se lo crea, certo, il destino noi ce lo creiamo attraverso l'interdipendenza e attraverso l'interazione. Ecco, le due leve.
che noi abbiamo per, non dico modificare il destino perché il destino di fatto non esiste, però per indirizzare la nostra vita e il nostro benessere, diciamo, è la capacità di interazione. Noi possiamo interagire e quindi e siamo tutti interdipendenti, siamo tutti collegati. Questa è simpatica la teoria dei frattali, che siamo talmente collegati che il battito d'ali di una farfalla in Brasile, per tutta una serie di interazioni che può generare, potrebbe scatenare un uragano nell'Oklahoma, ad esempio. Siamo veramente molto interdipendenti, quindi questa interdipendenza che noi abbiamo è, possiamo viverla in modo positivo, nel senso che abbiamo noi le possibilità di cambiare, di trasformare, più che trasformare, di indirizzare la trasformazione, perché la trasformazione avverrà comunque. Però una cosa importante da tenere presente è che dobbiamo agire. Tu vuoi un uomo serio, trovi libertini. Non è che trovi libertini, è che ti innamori dei libertini. E la cosa è diversa. Adesso poi ritorno sul discorso di prima, c'era lui che mi diceva quello. È come se uno è innamorato della, che ne so, della Smart bianca, esce fuori della sua Smart bianca. Non è che le altre non c'è, non ci sono, solo che tu vedi quella. È come dire, ti passa un uomo serio, fai una selezione a carattere nazionale e tutti gli uomini seri che vorrebbero avere una relazione seria con te non te ne innamori. Mentre tutti i libertini, figli di mignotta che non vedono l'ora di riempirti di corna, ti innamori di quelli, perché la tua parte emotiva ha bisogno di questo. E tornando al discorso sulla possibilità di interagire, noi veramente abbiamo un grande potere, che è il potere dell'interazione, dell'interagire, dell'agire. E però dobbiamo agire, perché se non agiamo le cose andranno, come si suol dire, a mignotte, diciamo così, per usare una cosa, diciamo, un discorso tranquillo, perché è come se tu avessi un giardino. In quel giardino ci possono essere erbacce o ci può essere il prato inglese, ma le erbacce sorgono spontaneamente, quindi non è che devi metterti lì a coltivare le erbacce, sorgono spontaneamente. Se tu vuoi il prato inglese, invece devi interagire con sto cavolo di giardino. Devi interagire, strappare le erbacce e seminare il prato inglese. Poi devi tagliare l'erba, non so come si fa un prato inglese, immagino che si tagli per non che l'erba sia tutta uguale. Oppure se vuoi le rose, per dire, queste rose devi concimarle, ararle, perché hanno bisogno di cura. E tu devi prenderti cura del tuo giardino, perché altrimenti avrai le erbacce. Avrai la gramigna, che quella cresce dappertutto. E noi spesso, come dire, la cosa interessante è che ci sono persone maniacali, ad esempio, che puliscono casa in modo maniacale, cioè non possono vedere un granello di polvere che subito vanno in tilt e si mettono lì a rassettare, a fare. Molte donne, ad esempio, hanno questa, un po' la moglie a maglia, no? Cioè, famosa quella storiella delle varie tipologie di donne, per cui c'era la moglie a maglia, che è quella che ha passato il tempo a rassettare, pulire case, a fare la maglia, e allora il suggerimento che davano è di eliminarla con un dritto e un rovescio, per eliminare la moglie a maglia. Ma questo per dire che cosa mi è venuto in mente così e l'ho buttata lì, sta cosa qua. Ecco, però chi è fissato ad esempio con la pulizia e vede il granello di polvere e toglie la polvere altrimenti non dorme la notte, spesso poi non fa pulizia dentro di sé, perché tira fuori tutto, anziché togliersi le erbacce interne nel proprio giardino interiore, pulirsi il suo giardino interiore, come dire, togliere i veleni mentali, i rammarichi, i risentimenti, i rimpianti, i rimorsi e togliere tutta questa gramigna. La gramigna la lasci crescere, per cui hai la parte interiore zozzissima, sporca da far paura, sporca inteso nel senso di non è che ti fai il lavaggio gastrointestinale e diventi pulita, no, mentalmente.
ma esterni questa mancata pulizia interiore in una pulizia esteriore, cioè vai a vedere il granello di polvere sul pavimento e quello lì ti manda in paranoia. Perché è, come dire, è un messaggio anche qua che ti dà la tua parte emotiva. È un messaggio che ti dice, guarda che pulire dentro di te, però tu trasporti questa mania della pulizia verso l'esterno, non lo trasporti verso l'interno. E quindi, come diceva, il disordine esteriore, l'ordine esteriore eccessivo ovviamente, corrisponde a un disordine interiore, è la legge del verso e dell'inverso. Le persone maniacali nella pulizia verso l'esterno spesso sono, non è che adesso dovete andare in giro, come dire, a defecare sul pavimento di casa e lasciare tutto lì, eh? Non è che sto dicendo quello, però sto dicendo l'eccesso, diciamo così. L'eccesso indica spesso questo. Io sono una maniaca del disordine. Beh, se una è disordinata, anche qua l'eccesso non va mai bene, no? Cioè, è ovvio che sono gli accumulatori seriali, può diventare in qua lì una cosa maniacale. Gli accumulatori seriali sono maniacali, hanno la casa che è una bolgia infernale perché continuano a accumulare cose e quello è un'altra cosa. Ma l'equilibrio è la cosa migliore, fondamentalmente. No, non è che uno che è sporco fuori è pulito dentro. Non sto dicendo questo, io sto dicendo che gli eccessi. Anche un eccesso di disordine esterno è comunque un eccesso di disordine mentale, no? Quindi l'equilibrio in tutto è la prima cosa, perché l'equilibrio, soprattutto tra la sfera emotiva e la sfera logica, ma è la sfera logica che divide, non è la sfera emotiva. E quello che può unire, diciamo, è l'insieme di emozioni e ragione che potrebbe diventare un istinto. L'istinto di sopravvivenza di solito ci spinge nella direzione giusta, se diciamo lo lasciamo agire nel modo opportuno, come un falco, nel momento in cui il falco deve attaccare la preda per ucciderla, diciamo, con un colpo secco, si mettesse lì a pensare, ma adesso sta preda, poverina, mi tocca ammazzarla, oppure vediamo la traiettoria della preda, che traiettoria ha. È co come se uno che guida la macchina si vede arrivare una macchina contro e inizia a dire: chissà che velocità andrà questa macchina, ma forse se freno o se faccio qualche manovra riuscirò ad evitarla, non sono sicuro, adesso vediamo. Nel momento in cui fai questi ragionamenti sei già andato a sbattere. Quindi dobbiamo imparare a evitare di avere paura, fondamentalmente, evitare di autoprescriverci utilizzando il verbo essere, di autoprescriverci dei sintomi. Io sono malato, perché anche questa qua, l'autoprescrizione dei sintomi, è una roba bella tosta, che spesso noi ci autoprescriviamo, cioè. Ci sono persone che prendono lo Xanax perché le ha lasciate il fidanzato. Cioè, arriviamo al punto tale che veramente ci prescriviamo, anziché agire per o trovarsi un altro fidanzato, diciamo così, o eventualmente provare a conquistare quello, no, tu sei stata lasciata dal fidanzato e cosa fai? Stai ferma, non fai una mazza, diciamo così. Però ti imbottisci di Xanax. E questo cosa ti prescrivi il sintomo? Perché dopo un po' lo Xanax, diciamo, lo Xanax continuerai a prenderlo perché diventerai dipendente dallo Xanax. Fidanzati nuovi non ne troverai più perché diciamo, è evidente che se sei, come dire, dipendente da antidepressivo o quello che è. Non ti vorrà nessuno, no? Perché dopo un po', cioè, magari ti vorranno portare a letto una volta, ma dopo un po' vedono che sei depresso, che sei così, ti mandano a spigolare. Quindi raddoppierai la dose dello Xanax e raddoppiando la dose dello Xanax dimezzerai ulteriormente le possibilità di trovare un nuovo fidanzato. Quindi, come dire, e quindi cosa ti succederà? Succederà che dopo un po' dirai, prima ti prescriverai tutte le magagne, inizierai a dire:
sono sfortunata, sono sfigata, bla bla bla, eccetera, eccetera. Dopo un po', quando sta sfiga non è più sufficiente a contenere, no? Perché, diciamo così, anche la sfortuna, uno dice la sfortuna ci vede bene, però cavolo, qui sembra che proprio prenda la mira con il cannocchiale, con il mirino proprio, no? Allora, non ne riesci più a contenere le disgrazie dicendo semplicemente che sei sfortunata, e allora dirai che è il tuo destino, che l'ha voluto Dio, che è un segno del Signore che ti chiama perché devi farti suora, per dire, non so. Perché poi anche questa cosa qua, uno dice, è un segno del Signore. Beh, io non credo in una divinità esterna, eccetera, eccetera, adesso non voglio fare questo discorso, ma anche se ci fosse, diciamo, ok, che devi mandarti un segno a te perché ti ha lasciato il fidanzato, ma va, cioè, questo è proprio un egocentrismo, un delirio di onnipotenza. No, beh, c'è chi usa lo Xanax perché ha lasciato il fidanzato, cioè, non è che uno ho un antidepressivo, ti conosco persone che sono state lasciate dal fidanzato e l'ansia che gli viene dall'essere lasciate con essere lasciate dai fidanzati la colmano con lo Xanax. Io sento tantissime persone che prendono lo Xanax, poi potrei dire altri farmaci, adesso mi è venuto in mente quello, perché sono stati lasciati dal fidanzato, cioè, o perché, diciamo, sono ansiosi perché magari non sono stati lasciati, ma hanno paura a cornificarli e quindi, avendo paura che il fidanzato possa cornificarli, loro si prendono lo Xanax. E funziona in questo modo. Finalmente fa fresco. Io, ecco, il gelato al cioccolato variegato all'amarena va bene, cioè quello è già una scelta buona e giusta, fonte di salvezza, insomma. Quindi impariamo a fare questo e non fare altre cose. Quindi il gelato al cioccolato direi che è veramente la cosa migliore se vogliamo viverci. Non vivono l'emozione delle corna. Eh sì, l'emozione delle corna. Sì, ma viviti questa emozione, ti fa le corna, viviti questa emozione delle corna. Di oh, che bello, finalmente. Penso che forse mi farà, in questo momento mi starà facendo le corna, per cui fammi godere un po' di questa emozione del tradimento, che era un po' che non me la prendevo e me la voglio proprio godere fino in fondo. E qui c'è Massimo Tonello che sta un po' inciuciando con tutte, di dove sei? Tutte. No, vabbè, mi fa piacere, un bravo allievo, grande seduttore. Quindi questo è quanto, quindi mai attribuire al destino avverso il fatto, mai attribuire al destino avverso le cose che vanno male, ma semplicemente le puoi attribuire al fatto che non hai, che devi variare il modo in cui agisci. Poi, tra l'altro, un'altra cosa, oltre al discorso degli prime, quindi togliere, diciamo così, il verbo essere, bisogna considerare la potenza della parola ancora. Quindi utilizza la parola ancora. Non ho ancora conquistato la donna che mi interessa. Non ho ancora avuto il successo perché ancora manda un messaggio al tuo cervello che la cosa arriverà. Cioè, dai presupposti comunicazionali nella comunicazione ipnotica di Milton Erickson sono importanti perché, come dentro di noi abbiamo un ipnotista interno, cerchiamo questo ipnotista interno di utilizzarlo nel modo migliore. L'ipnotista interno, che cos'è? È quello che ci manda i comandi, noi ci mandiamo i comandi. Allora, visto che questo ipnotista interno c'è, cerchiamo di usarlo nel modo migliore. La comunicazione ipnotica di Milton Erickson è molto importante perché ci permette di comunicare rapidamente con la parte emotiva. E il presupposto che cos'è? Io dico una frase, tra l'altro tutte le frasi contengono dei presupposti, quindi cerchiamo di utilizzare i presupposti in modo consapevole. Qua ormai stanno inciuciando tutti, 27-28 minuti da Milano, cioè ecco, per Massimo dice 27-28 minuti da Milano. Beh, se tu, questo è una comunicazione da super mega iperlogico, perché
Cioè, proprio un iperlogico portato agli eccessi, perché uno che ti dice 27-28 minuti da Milano a non so dove, col traffico, le variabili che ci sono, e va a discriminarti i 2 minuti, caro Massimo, ti voglio bene, ma devo dire che con questa frase hai conclamato, come me d'altra parte, che siamo iperlogici. Perché, come dire, misurare i minuti per andare da Milano dove lì a Pavia, Varese, non so. Quindi, detto questo, il destino non esiste, la sventura non esiste, il verbo essere non va utilizzato, i presupposti comunicativi vanno utilizzati per darci dei messaggi positivi. Il presupposto è ogni frase che noi diciamo, ad esempio, non so se Massimo Ottonello dice domani ci vediamo a Milano, ha un sacco di presupposti in questa frase. A lui sembra una frase normale, ad esempio il presupposto che domani sia ancora vivo lui, oppure che sia ancora viva quella, l'altra persona che deve andare a incontrare Milano. E dal presupposto che non gli si ferma la macchina a metà strada e se non vuole dire tutti gli incidenti, quello che potrebbe succedere, insomma, diamo un sacco di presupposti ogni volta che c'è una frase. Allora, cerchiamo di usare questi presupposti nel modo positivo, perché io domani vado a Milano è una, ripeto, una frase che ha 250.000 presupposti, perché potrebbe capitare di tutto, per cui a Milano non ci arrivo. Potrebbe poi capitare che ne so, cade un meteorite su Milano, Milano non esiste più, per cui non ci posso andare, viene il terremoto, Milano distrutta, non lo so, può capitare di tutto. Quindi, ma noi non è che diciamo se, non, se sono vivo, se domani sono vivo e tu sei viva e la macchina mi parte e non ho incidenti per strada e non esplode qualunque sei, prima di finire tutti i possibili presupposti è già passato il tempo, domani verrò a Milano. Ok, quindi noi i presupposti li utilizziamo, quindi cerchiamo di utilizzarli nel modo migliore. E tanto qua inciucciano tutti, Toscana, io sono in Liguria, venite in Liguria, facciamo. Vi faccio vedere una ridente cittadina bagnata dal Mar Ligure. Fai un live in cui rispondo sulle nostre domande senza un argomento iniziale. Va bene, questa è un'idea che approvo, che poi più o meno è quello che in qualche modo starò facendo e lo faccio volentieri. Insomma, io mi alzo ogni giorno alle 5. Accidenti, ottima idea. Sì, quella cosa sulle domande. Consiglio per lettera d'amore se aspetto solo nel suo avance. Beh, però le domande diciamo che poi devono. Quindi, detto questo, vi auguro una buona serata. Come dire, iscrivetevi, Savona, iscrivetevi e fate iscrivere le persone al canale. Lulu, vieni in Liguria, ti aspettiamo. Accidenti, io mi alzo alle 5, io mi alzo alle 4. E che lavoro fate per svegliarvi alle 4 del mattino? Solo una curiosità. L'effetto tunnel, sì, ne posso parlare volentieri, non ora, ma ne posso parlare volentieri. Beh, l'effetto tunnel è una cosa interessante, no? Che cos'è l'effetto tunnel? È il fatto che un fotone, un elettrone, ad esempio, supera una barriera energetica che non potrebbe superare. Immagina un'onda. Diciamo così, un'onda di energia e l'elettrone dovrebbe rimbalzare contro l'onda, invece alcuni elettroni, per effetti quantistici, tra cui l'indeterminazione, attraversano quest'onda e si trovano dall'altra parte. È come se, diciamo, tu tirassi delle palline da ping pong o da tennis contro un muro e ogni tanto, diciamo così, una pallina attraversa il muro, si trova dall'altra parte del muro. Questo è il concetto, diciamo, generale dell'effetto tunnel. Si manifesta per effetti quantistici, il principio della non località, il principio che gli elettroni si possono trovare da una parte all'altra. Comunque farò un video sull'effetto tunnel o su alcuni fenomeni, stranezze quantistiche. Anche è interessante il paradosso di Schrödinger. È anche interessante il paradosso di Schrödinger sul gatto vivo e il gatto morto. È molto interessante.
perché sono tutte cose che possono avere implicazioni. Tu non potrai mai credere che, se tu non credi che tirando una pallina te ne trovi una dall'altra parte del muro, non accadrà. Se ci credi, potrebbe anche accadere. Con gli elettroni è più facile perché gli elettroni sono più piccoli, ma non è questione di grandezza, è questione di probabilità, perché una pallina è composta da milioni di elettroni e quindi ma si può manifestare una probabilità che tutti possano trovarsi dall'altra parte. Dovevamo fare fisica, massa mica ingegneria, la quantistica affascinante, io però l'ingegneria la conosco bene e la fisica quantistica la conosco bene, cioè non voglio essere, come dire, non voglio essere blasfemo, diciamo così, la conosco, però ho approfondito alcuni argomenti. Quindi, detto questo, auguro una buona serata a tutti. Ciao a tutti, siamo tutti fatti di elettroni, in effetti è così. Fate elettroni, fotoni, quarks, eccetera, eccetera. Iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti. Ciao.